Liberi.tv, siamo in località Giomino a Catanzaro Lido alla festa del lavoro. Il lavoro in testa è il titolo e siamo in compagnia di Bruno Tararico, responsabile organizzativo della CGIL Catanzaro Lamezia. È iniziata la seconda giornata, Bruno, di questa festa, di questa importante manifestazione ricchissima di dibattiti. Come sta andando? Sta andando egregiamente, non ci possiamo lamentare. Oggi ci siamo spostati su Catanzaro Lido, sul lungomare, quindi abbiamo scelto la città capoluogo, rispetto a ieri che invece abbiamo aperto i lavori al Parco Scolacium di Rocelletta di Borgia. Ieri era più che altro incentrata sulla valorizzazione dei beni architettonici e paesaggistici, anche per dare il segno che da questo punto di vista, se si riesce a mettere in campo tutta una serie di sinergie, molto probabilmente si può intervenire e creare nuovi posti di lavoro. Tant'è vero che ieri abbiamo discusso con Walter Schiavella della segretario nazionale generale della Fillea CGIL e con Fulvio Fammoni della Fondazione Di Vittorio. Oggi noi abbiamo aperto i lavori di questa seconda giornata con un importante dibattito sulla presentazione di tre leggi di iniziativa popolare, uno sul rispetto della Costituzione nelle carceri, uno sulla depenalizzazione delle droghe leggere e quindi sull'introduzione del reato di tortura nel codice penale. Qui c'è un importante impegno della CGIL nazionale che sponsorizza questa iniziativa con la raccolta di queste firme, perché riteniamo che questo problema sia fondamentale e debba essere risolto maniera più positiva possibile, anche perché riteniamo che questi argomenti siano nel nostro paese considerati molto tabù e devono essere dei tabù che devono probabilmente non trovare più spazio nel nostro paese. E stasera peraltro, allora, ieri c'è stato teatro al Parco Scolacium a Rocelletta di Borgia, stasera invece inizia, c'è diciamo, anche una parte ludica e importante, per cui vuoi presentare anche questo programma? Sì. Ieri abbiamo avuto il piacere di Ciro Giustiniani di Made in Sud, una brillante commedia teatrale su In dolce attesa di chi di Betta Ciancini. Stasera noi apriamo la parte ludica con le musiche. Abbiamo deciso per questa seconda serata, in attesa della serata conclusiva, di aprire con i gruppi prettamente locali, per cui ci rivolgeremo ai Faleg, ai Parafonè, che chi conosce questi gruppi da questo punto di vista sono gruppi locali, ma che hanno una loro risonanza anche dal punto di vista nazionale, perché sono molto conosciuti soprattutto per il loro sound e per le loro musiche, che sono fortemente, così, molto, molto grintose e piacevoli da ascoltare. Un'ultima domanda: è stato particolarmente impegnativo organizzare questa festa? Ah, impegnativissimo, perché noi siamo impegnati nella preparazione di tutta questa grande performance o kermesse da almeno 3 mesi, forse di più, dal mese di gennaio. È impegnativo, però ci ripaga, il lavoro ampiamente ripagato dei risultati che si stanno ottenendo e soprattutto dal fatto che comunque noi attestiamo una presenza della CGIL in città, ma abbiamo scelto Catanzaro perché, essendo il capoluogo, è ovvio che lo abbiamo scelto in un posto simbolo che è il lungomare Giovino, perché sappiamo essere molto frequentato dai giovani e quant'altro, ai quali noi vogliamo rivolgerci, perché il sindacato deve, ma è una scelta anche della CGIL, vuole rivolgersi in maniera particolare ai giovani e alle nuove generazioni, perché di loro si tratta e soprattutto di loro noi vogliamo cominciare a risolvere e intervenire sui problemi del mondo giovanile e dei precari. Grazie Bruno Tararico, segretario organizzativo della CGIL Catanzaro Lamezia. Grazie mille. Grazie.